Buongiorno, sono Luciana Bellatalla, il presidente del corso di laurea triennale in Scienze Filosofiche e dell'Educazione. Sono qui per presentarvi il corso di laurea e per dirvi per quali motivi potrebbe essere da preferirsi ad altri corsi di laurea. Si tratta di un corso di laurea che unisce due anime differenti, quella filosofica e quella di Scienze dell'Educazione. E proprio per questo è molto interessante, perché offre agli studenti la possibilità di frequentare due anni durante i quali si studiano in maniera paritetica argomenti di carattere filosofico, storia della filosofia, filosofia teoretica, estetica, e argomenti di carattere pedagogico, psicologico e sociologico. E un terzo anno durante il quale gli studenti potranno optare o per l'indirizzo filosofico o per l'indirizzo scienze dell'educazione. Questo ultimo anno ovviamente avrà degli argomenti più particolari e più indirizzati all'orientamento che lo studente ha scelto. Ovviamente dopo questo tipo di laurea triennale lo studente potrà decidere se continuare a studiare, scelta che ovviamente noi caldeggiamo, e potrà scegliere di continuare o su un percorso di scienze dell'educazione o su un percorso di laurea magistrale o specialistica filosofica. Purtroppo qui a Ferrara non abbiamo scienze dell'educazione, ma abbiamo dal prossimo anno accademico avremo la possibilità di continuare per quanto riguarda la filosofia. Per quanto riguarda invece gli sbocchi occupazionali, non è che essi manchino, hanno ovviamente, questo non può essere nascosto agli studenti, tutta la difficoltà che presentano tutte le lauree triennali, che sono una formazione, ma una formazione fino ad un certo punto e non del tutto compiuta. Ovviamente si possono trovare lavori per quanto riguarda le cooperative sociali, per quanto riguarda le biblioteche ed i musei, per quanto riguarda, soprattutto in coloro che scelgono l'indirizzo scienze dell'educazione, lavori di appoggio nelle scuole, di sostegno più che di appoggio a studenti disabili oppure anche di studenti con difficoltà o con situazioni di marginalità, per esempio il caso dei figli degli immigrati, eccetera. Quali servizi offre il nostro corso di laurea agli studenti? Beh, intanto per cominciare tutti gli stessi servizi che la facoltà e l'Università di Ferrara offrono a tutti i propri immatricolati. In più io devo ricordare che noi abbiamo un attivo servizio di tirocinio, il tirocinio è previsto per tutti i corsi di laurea triennali, da noi è particolarmente attivo e permette di lavorare anche a stretto contatto con le realtà istituzionali del territorio. Inoltre possiamo mettere a disposizione due laboratori, il laboratorio di psicologia che fa capo al professor Dondi, il nostro docente di psicologia dello sviluppo, che in particolare si occupa delle emozioni e delle emozioni prenatali dei bambini, e poi un laboratorio di teoria e storia della scuola che fa capo a me, che insegno appunto storia della scuola e che permette appunto delle attività seminariali, sempre ovviamente nell'ambito di riferimento del nostro laboratorio. Inoltre sottolineo che quasi tutti i nostri docenti hanno stretti agganci con colleghi stranieri e questo permette di poter avere degli sbocchi sia nell'Erasmus, sia per quanto riguarda lavoro di tesi, eventualmente con un periodo passato all'estero, sia ovviamente anche l'opportunità per chi non vuole muoversi, non vuole lasciare Ferrara, di avere periodicamente la presenza di colleghi stranieri qui a Ferrara che
tengono seminari, illustrano gli ultimi libri arrivati, eccetera. Insomma, mi sembra che la ricchezza dell'organizzazione curricolare, la possibilità di un lavoro fin dalla triennale che possa coprire aspetti culturali e aspetti di assistenza, di cura e di educazione anche in enti, in cooperative, in imprese, tra virgolette, di tipo sociale sul territorio, e questa vivacità culturale che i singoli docenti, i singoli gruppi del corso di laurea hanno, sia uno dei motivi che lo può raccomandare ad un giovane che vuole trovare un corso di laurea che media insieme aspetti della cultura tradizionale e la vivacità di un lavoro o di una possibilità di lavoro nel sociale. Prima di salutarvi voglio un momentino riepilogare quello che vi ho detto. Mi pare di avervi informato a sufficienza su quali sono i caratteri, gli obiettivi, gli sbocchi e le possibilità del nostro corso di laurea. Noi speriamo, e dico noi perché parlo a nome di tutti i colleghi e dell'intero corso di laurea, che queste informazioni vi abbiano invogliato a conoscerci meglio e che dopo averci conosciuto decidiate per l'anno accademico prossimo di iscrivervi. Vi aspettiamo numerosi.